2018, siamo allo stand del gruppo Bianchi. Bianchi Industry è un brand che oggi vanta non solo una fortissima presenza nel vending, ma anche e soprattutto un'ottima presenza nel comparto Horeca. Ci troviamo in compagnia di Mario Alba, Area Manager Italia dell'area Nord. Buongiorno Mario, benvenuto. Buongiorno, buongiorno Fabio, buongiorno a tutti. Oggi siamo qui per farci spiegare che cosa Bianchi Industry presenta con il brand Brasilia. Ecco, grazie. L'obiettivo che noi vogliamo sviluppare in questa edizione di Trieste Espresso è dare la possibilità al marchio Brasilia di avere tutta la grande visibilità che sta dando l'impulso della Bianchi. Bianchi sta sviluppando appunto questo nuovo brand per dare una tecnologia innovativa anche sul comparto Recà. In questo momento abbiamo sviluppato due super automatiche sul concetto del vending, quindi portando un'innovazione che abbiamo già immesso sul mercato per quanto riguarda i nostri distributori, legata alla tradizione del comparto Horeca. Quindi l'idea è di portare parallelamente avanti entrambe le strade con l'innovazione e la tradizione che ci contraddistingue. Quali sono questi modelli? Presentiamoli ufficialmente, 60 secondi per ognuno. Bene, iniziamo da Moda, una super automatica per il canale hotellerie, ma anche per quelli che sono le prime colazioni sostanzialmente, dove andiamo ad avere la possibilità di uno schermo touch, quindi un'innovazione che richiama sempre più spesso la tecnologia Bianchi. Due espressi e la possibilità di aggiungere la gestione del latte fresco. Anche qui è una grande particolarità che ci teniamo a rilanciare, sempre sul comparto innovativo, quindi una bevanda personalizzabile per l'utente che va sempre a richiamare quello che è il gusto personale dell'utente, andando ad approcciare un target sempre nuovo, cercando di coinvolgere l'interazione del gusto per tutti quelli che sono gli utenti appunto delle prime colazioni. La moda appunto si comporta e si approccia in un nuovo concetto, sempre legato a un'innovazione, ma tenendo sempre forte il gusto della tradizione, con un'estrazione legata a un gruppo espresso che è uguale a quello del vending. Quindi cerchiamo di siamo convinti di offrire un prodotto sempre competitivo ma innovativo. Parliamo anche del resto della gamma che è qui in mostra, in esposizione a Trieste Espresso 2018, iniziando dalla Rito. Allora, Rito sicuramente è il nostro fiore all'occhiello per quello che riguarda le macchine espresso, una macchina che va a posizionarsi su un top di gamma che riteniamo avere una possibilità di personalizzazione, quindi richiamiamo anche qui la particolarità di tutti i nostri prodotti, che possa dare un'estrazione di livello sicuramente eccezionale e che accontenti sia il bancone, quindi con un prodotto da esporre in maniera sicuramente importante, ma anche il consumatore, che sia ripagato anche dal punto di vista del gusto oltre che dal punto di vista estetico. Per quanto riguarda Festa invece abbiamo la possibilità di un concetto totalmente nuovo, un restyling di una macchina tradizionale che avevamo nel nostro compartimento distributori, ma con un'innovazione anche qui molto importante dal punto di vista della tecnologia. Quindi uno schermo touch, sempre sull'onda della nostra tecnologia, totalmente personalizzabile, dove l'utente può inserire quello che ritiene chiaramente opportuno spingere per il canale mediatico e per personalizzare appunto anche la tipologia di bevanda. Anche qui abbiamo la gestione del latte fresco, che chiaramente richiama una necessità sempre maggiore da parte dell'utente di avere una bevanda nuova, una bevanda che possa dare veramente un impulso e un gusto superiore a quello che è la tradizionalità della normale consumazione. Quindi sicuramente
abbiamo la necessità e la voglia di sviluppare un prodotto innovativo ma con una tradizione che rispecchia la nostra tecnologia di estrazione, sicuramente importante dal punto di vista appunto del nostro bagaglio tecnico. E infine, ma non ultima, quella che io considero una regina delle macchine per il fuoricasa. Parliamo di Diva. Diva è sicuramente il nostro fiore all'occhiello, una macchina unica nel suo genere, va a impattarsi su un concetto totalmente nuovo nel quanto riguarda la distribuzione automatica. Infatti approccia sia il punto di vista totalmente personalizzante dell'utente, dove si ha la possibilità di interagire completamente personalmente con la macchina. L'utente compone la sua ricetta e la sua bevanda come meglio crede, andando ad avere la propria completa opportunità di sentirsi professionista, di sentirsi barman, quindi posizionando la bevanda dove meglio ritiene, con l'interazione degli sciroppi e dei topping per avere un gusto totalmente nuovo e associare dei prodotti innovativi che compongono appunto una bevanda che fino adesso la distribuzione non ha approcciato, sempre andando a richiamare quello che è il nostro branding tradizionale, quindi con un'estrazione da un gruppo storicamente composto dal marchio Bianchi, ma con appunto delle composizioni totalmente personalizzate della ricetta che danno un'interazione totalmente personale all'utente. Senza dimenticare il gran numero di combinazioni che superano le 200 possibilità attraverso le varie selezioni, cioè l'interazione fra i vari componenti. Esatto, in verità sono più di 1000, abbiamo stimato che l'utente può andare a completare come meglio richiede, come meglio ritiene la sua bevanda. Questo perché? Perché teniamo sicuramente d'occhio quello che è il nuovo sviluppo del mercato, dove si ha bisogno sempre di qualcosa di diverso, di approcciare un utente per quello che ritiene un nuovo gusto, una nuova bevanda, e quindi possiamo accontentare l'utente per quello che riguarda tutto ciò che sta andando a cercare nel distributore automatico. Mario, io ero rimasto a poco più di 200 selezioni, vedo che nel frattempo c'è stata una ulteriore evoluzione di questo straordinario distributore che sì, per quanto automatico, è rivolto proprio al pubblico del fuoricasa. Intanto grazie. Grazie a voi, grazie Fabio e arrivederci a tutti alla prossima edizione. Non prima però di aver dato un indirizzo di posta elettronica per mettere loro nelle condizioni di potervi contattare nel caso in cui siano interessati a qualcuno di questi prodotti di cui abbiamo parlato fino a poco fa, senza alcun impegno naturalmente. Certamente, certo, il mio indirizzo è m.alba@bianchiindustry.com. Grazie. Grazie, grazie Mario. Amici, qui dallo stand Brasilia Bianchi Industry è tutto, ma Trieste Espresso non è ancora terminato, riserva tantissime altre novità documentate con microfono e telecamera. Non andate via. Arrivederci a tutti, grazie.